2, tra poco su Voi. Winx Club, magica avventura. Dal 29 ottobre nei migliori cinema in 3D. Come stai, grande avvocato? Tutto a posto? Ti chiamo perché ho un problemino legale. Pronto? Mi senti? Mi stai sentendo? Ah, bene, ascolta. Voglio sapere a cosa vado incontro se altero un documento. No, forse non hai capito. Cerco di essere più preciso. Io, per volontà della mia legittima sposa, quindi non di mia iniziativa, ho alterato i risultati di certe analisi sul DNA. Ho detto che ho alterato i risultati dell'analisi di un DNA, capito? Di chi? Accidenti! Come sei diventato curioso, avvocato? Di certi gemelli plurimiliardari. Vuoi sapere tutto? Va bene, la famiglia Fritzenwalden. Fritzenwalden, la famiglia Fritzenwalden! Ho contraffatto il test perché non risultasse un altro gemello con cui dividere un'eredità. Va bene, non importa, non importa. Senti, che cosa ti può succedere? Scusami, dicevi? Che succede? Lorenzo è complice di quelle streghe, ora mi sente... Ferma, ferma, Flor, dimmi, non possiamo farci vedere. Perché non possiamo? Perché no, perché dobbiamo agire con cautela. Che importanza ha? È evidente, ci ha mentito. Sì, hai ragione, ora mi sente. No, no, aspetta. Vieni qui, ma sei impazzito? Predichi bene e razzoli male. Seguiamo quelle streghe. Dobbiamo scoprire dove vanno. Avrò avuto le travesole. Accidenti, Massimo, per un pelo. Le fate già hanno assistiti. Avanti, seguimi. Niente. Giù a terra. Quante smancerie! Era necessario avvicinarsi così tanto. Voglio sentire cosa stanno dicendo. Se lo prendo, Flor, ti garantisco che io lo... Massimo, fermo, sta tranquillo. Respira profondamente e ricorda quello che hai detto prima. No, adesso mi sento. Ferma, ferma, Flor, fermati, ma dove vai? No, no, non picchiarmi, dammi un bacio. No, no, non mi sembra il caso, dobbiamo... No, dai, dammi un bacio! Faccia, che hai fatto? Hai visto un fantasma? Che ti prende? No, no, niente. I ragazzi come se la cavano? Va tutto bene? Sì, ma tutto bene. Hanno rotto una cornice, niente di grave. Senti, faccia, io sto bene con Maria e a dire il vero sì, Franco, non voglio... Sì, Franco, non c'è bisogno, davvero, è tutto chiaro. Non c'è nessun problema, ora devo andare. Lo sapevo. Stavolta sono fritto. Fritto, cavoli. E tu? Che ci fai qui? Da quanto sei qui? Molto poco, pochissimo. Ma cosa ti prende? Guarda, te lo dico, io non ho colpe, è stata mala, la mia ha obbligato con la ma forza. Ma che dici? Di che parli? No. Ah, di che parlo? Sì, di che parli? Quindi non sai niente. Di cosa? Ah, no, sì, no, stavo recitando una poesia di Walt Whitman. Se non sai niente, me ne vado mantenente. Niente. Massimo, non ci devono sfuggire. Sì, secondo me dovremmo affidarci ai servizi segreti del Krikoragan. Che cosa ridicola ai servizi segreti? Possiamo farcela da soli, dobbiamo fargliela pagare. Già, ben detto, non ci posso già, credere. Infatti... Ma si è fatto passare per... Guarda, sono lì. Vieni qui dietro. Di sicuro Delfino starà organizzando il suo prossimo piano diabolico. E tu, come al tuo solito, credile, mi raccomando, Massimo. No, 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 non ci posso credere. Non posso credere che Delfina sia tanto perversa. Ti avevo avvertito, è una strega, ma ovviamente finché non l'hai visto con i tuoi occhi è non è difficile da credere, ammetterà. Difficile? Quella è capace di tutto e mi avresti dovuto credere. Non è che non credevo a te, non credevo fosse possibile. Non c'è peggior cieco di chi non vuole vedere. Bene, perfetto, e lo dici a me. Quante volte ti ho detto che Lorenzo era un impostore, ma tu ti fidavi di lui, ti non fidavi, giusto? Non vuoi paragonare quella strega di Delfina con il povero Lorenzo. Di sicuro è lei. Ah, ma senti, lo vedi, lo stai difendendo. Nonostante sai che è complice di Delfina, lo difendi. Chi è il gioco? Bella questa. Peccato per noi che se ne stiano andando. No, non ci credo. Accidenti, accidenti! Sai una cosa? Sono proprio stufa di sentirmi. Anch'io. Me ne vado, ciao. Ciao! Oh, Massimo, perdonami, no, no, non volevo. No, scusa tu, scusami, amore. Beh. Flor, perdonami. Noi non dobbiamo litigare. Cerchiamo di trovare una soluzione, piuttosto. Sì, d'accordo. Allora facciamo così. Sì. Chiama tua madre e chiedile se sa qualcosa che ci possa aiutare. Che bella che sei, sul serio. Sei uno splendore. E avrai una fantastica sorpresa per il tuo compleanno. Beh, manca ancora un pochino. Un giorno. Vuoi un anticipo? Forse. Ti accontento. Dai, basta. Ma ti sembra il momento? Se mi picchi, te ne do un altro, eh?
Allora, avete fatto pace o no? Sì, anche se è ancora un po' insicuro per via di Franco. Mi ha domandato che farei se Franco non fosse mio cugino. E che cosa gli hai detto? Che cosa vuoi che gli abbia detto? Se gli dico la verità, lo uccido. Insomma, parla, cosa gli hai detto? Beh, la risposta è ovvia. Dato che Franco è mio cugino, non posso pensare a quello che farei, perché Franco è mio cugino. Ok, ok, senti, a me solo la verità, nient'altro che la verità. Ora ascolta il tuo cuore. Se Franco non fosse tuo cugino, che faresti? Tu che cosa dici? Staremmo insieme e niente di tutto questo sarebbe successo. Lo sapevo, sapevo che faccia per te, era solo un amico, lo sapevo. Ma un attimo, io gli voglio bene, voglio stare con lui perché è un bravo ragazzo. Certo, portiamo le bibite. Grazie. Sì, pronto, mamma, quando senti questo messaggio chiamami, è urgente. No, non dirle che è urgente, altrimenti la farei preoccupare. D'accordo, chiamami quando puoi. Beh, così adesso mi sembra eccessivo, che ci chiami diretto e... Insomma, mamma, chiamami, ciao. Ma ti sembra il modo di parlare a tua madre? Un po' di delicatezza. Dobbiamo fare molta attenzione, ricorda cosa ha detto l'avvocato. Non possiamo fare passi falsi. Dobbiamo fare attenzione, basta un passo falso e il nostro piano va a monte. La migliore difesa è l'attacco, quindi noi dovremmo... Dovremmo? Dovremmo... Insomma, non lo so, aiutatemi, pensate anche voi. Dobbiamo sorprenderli con le mani in pasta. No, ancora meglio con le dita nella marmellata. No, mi correggo mentre si stanno leccando le dita. No. Invece di stare zitto, perché non proponi qualcosa? Prove di adulterio. Dobbiamo riuscire a sorprenderli mentre si stanno baciando. Ma certo, è facilissimo. Prove. Credi forse che quei due siano talmente ingenui da baciarsi ad ogni angolo? Sei fuori di testa, tesoro. Dobbiamo escogitare un piano. Insomma, che cosa facciamo? Beh, vediamo. Tu ci sono. Devi entrare in quella casa. Dobbiamo coglierli sul fatto. Com'è che si dice col topo in bocca? Sì, ma come facciamo a far venire Lorenzo a casa? Insomma, nella tana del lupo. Non devi farti scoprire, dobbiamo stare attenti. Okay, come facciamo? Sì. Avanti. Ci sono. Tieni. Pronto? Flor! Lorenzo, tesoro, non puoi sapere quanta voglia ho di rivederti. Perché non mi passi a trovare? Sì, certo, perché no? Quando vuoi, oggi stesso, se va bene. Perfetto, un bacio grande, a tra poco, ciao. Missione compiuta. Volevate che entrassi in quella casa? Sì, sì? Flor mi ha appena invitato. Che ingenuo. Che lo show abbia inizio. Ora che Flor è qui e Massimo sa che le streghe hanno mentito, dobbiamo passare alla fase 2, cacciarle. Non si può, perché Delfina è la nostra tutrice e può fare ciò che vuole con noi. Quindi prima dobbiamo sapere come difenderci. La migliore difesa è l'attacco, ragazzi, dobbiamo prevenirle. Tanto non abbiamo paura di loro, giusto? Giusto. E poi in qualche modo dovremo pur difenderci, o no? È così, Lautaro. Quella non era nostra madre. Capisco. E non hai nessun'altra notizia? No, nessuna, niente. Una pista ce l'hai, perché non parli di nuovo con l'ostetrica? Per te è facile parlare, se vuoi vederci chiaro vieni qui invece di scappare in Europa. Ma se sono stato io a dirti di indagare, senti, io mi sono allontanato per poter valutare meglio la situazione. E io non voglio indagare su niente, se ci tieni a sapere pensaci da solo, a me basterebbe solo capire chi sono. Ehi, adesso calmati, Nico, noi già lo sappiamo chi sei, sei nostro fratello, chiaro? Su noi potrai contare sempre. Sì, Nico, ti vogliamo un mondo di bene e non vogliamo che tu soffra. Per qualsiasi cosa noi siamo già, qui. Non voglio rattristarvi con i miei problemi. Ce ne sono già abbastanza in questa casa. Non mi sembra Ehi, il caso di aggiungerne altri. Stammi a sentire. I tuoi problemi sono anche i nostri, ok? E poi chiunque si sentirebbe come te dopo ciò che ha fatto quella strega, Tranquillo. Studieremo un piano per renderle innocue, vero? Sì. Dobbiamo rendergli la vita un inferno finché non se ne andranno. Già, esatto. Sì. Guerra alle streghe. Guerra, 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 guerra. Mi raccomando che ognuno faccia la sua parte. Dunque, certo. Ripassiamo il piano. Quando Greta ed Evaristo staccano la luce... Staccano la luce... Flor, tu porti in cantina Lorenzo e io Delfina. Perfetto, è tutto chiaro? Greta, tu sì, mi raccomando, sì, tieni sì, le orecchie aperte e gli occhi spalancati. Qualsiasi Bene. Informazione può esserci di aiuto. Ya, 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 io starò attenta con antenne dritte. Noi invece potremmo fare qualcosa per provocarli, per fargli commettere qualche errore, così voi li incastrate, che è un'ottima idea. No, ragazzi, ve ne abbiamo parlato solo per non spaventarvi quando staccheremo la luce. Ho capito. Esatto. Ragazzi, ha ragione, è meglio che non facciate niente, Grazie, ok? Flor.
No, già, no, niente, meglio di no. Oggi caceremo quelle streghe una volta per sì, tutte. Forza! Tutti per uno e uno e uno per tutti! Io deve cucinare anatro all'arancio ben per donare. Così prepariamo anatro. Noi vi diamo una mano, già, ragazzi, forza. Io invece sono qui a sistemare la casa perché sia bella, pulita e in ordine la gente. Oh, che brava, noi siamo andate al cinema, sì, vero tesoro? Che bello. Abbiamo visto un film bellissimo, ti racconto la trama. Bene. Parlava di una ragazzaccia che rubava il marito alla sorella e la moglie abbandonata per vendicarsi gli rendeva la vita un inferno. Oh, è terribile. Una vendetta con i fiocchi. Sarà meglio non farla aprire. Lorenzo, oh, benvenuto. Che ci fa Lorenzo in questa casa? Potrei sapere perché subito. Sei venuto a casa mia? Mi ha invitato Flo. Sì, non io... ha importanza, tu non puoi entrare in questa casa, è chiaro? Io non credo proprio. Posso invitare chiunque voglio. Quest'uomo è un impostore, un ladro. L'ho cacciato da questa casa e non intendo farcelo rientrare. Non ne hai nessuna prova, ora mi hai basta, accusato di... Ah, io ti ho accusato giustamente. Giustamente, non che cosa dice. Tu sì che hai un cuore d'oro, sei una persona valida. Ti ringrazio. E chiudetela questa porta, no? Chiudetela, meglio se me ne vado in cucina. Tutto procede secondo i piani. Ora abbiamo il nostro infiltrato nella casa. Ti chiamo dopo. Ecco le traditrici. Ma io mi so tutelare, voi non mi distruggerete. Sono un tipo molto astuto. Stupido, taci. Cos'è che stai combinando? Dov'eri? Avanti, basta. Adesso statemi a sentire. Li dobbiamo distruggere. Quindi tu stacchi la luce. E sì, tu invece vieni con me. Forza. Sì, certo. Andiamo. Che cosa? Sì, certo. Forza. Olivia. Oh, scusami, Franco, non credevo no, che... Tranquillo. Volevo parlare un attimo c'è? Con te. Vedi, ho incontrato Faccia e è molto preoccupato. Voleva sapere se tra noi... Sì, sapevo che sarebbe venuto a parlarti. Sì, sì, ci ho parlato e mi è sembrato un po' paranoico, non so. Io gliel'ho detto, Franco, che tra di noi non c'è niente. Già, anch'io gliel'ho detto, ma... Ma cosa? Perché non te ne sei accorta, Olivia? La verità è che c'è come qualcosa tra noi, è inutile negarlo, non senti che... Prima o poi svanirà, Franco, ognuno farà la sua vita e vedrai che col tempo passerà. No, no, Olivia, aspetta, non prendiamoci in giro. Abbiamo provato a dimenticarci, ma non ci siamo riusciti. Quello che c'è tra noi non potrà mai finire, non te ne rendi conto? Deve finire per forza, Franco, perché così noi impazziremo. Io non capisco più niente. Io nemmeno. Dobbiamo fare qualcosa, Franco, qualsiasi cosa. Ma questa storia deve finire, per favore. Ok, tu non preoccuparti, Olivia. Ci penserò io, vedrai. Non voglio più vederti soffrire così. Desde que te vi, todo es tan distinto para mí. Porque tu corazón vivirá siempre en mí. Forza! Su, Evarista, tu staccare luce casa. Greta, un tempo, quando ero un giovincello, c'erano spesso degli sbalzi di corrente. Oh, se n'è andata la luce. Oh, che strano essere, come è successo? Oh, che meraviglia, ma che orrore, com'è stato, che tragedia. Già, che orribile tragedia, vero? Cercherò di aggiustare le cose. Certo. Ya. Sì. Sarà saltata in tutto il quartiere o solo qui? Non lo so, quando si tratta di corrente non si può mai sapere. No. Bisognerebbe vedere, ma senza già, luce. In effetti, beh, è sempre un mistero. Che strano che è saltata questa. La luce, sì. Sì, beh, visto che ci sono, vado a vedere che cosa è successo. No, fermo, resta qui, vado io. No, è buio, potresti farti male. Va bene, male. Ma... Accidenti. Lorenzo! Tutto ok? Aspetta qui, non ti muovere. Controlla bene tutto, mi raccomando. Certo,